Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video che è velocissimo ed è un piccolo approfondimento dedicato ai neoproprietari di Garatron. Come sapete, il nostro forno Garatron consente parecchi settaggi e parecchie manipolazioni, sempre all'insegna della praticità e del miglior risultato ottenibile. Una delle manipolazioni è quella di creare i programmi secondo le nostre particolari tipologie di cottura, ad esempio un programma per il pane, un programma per la pizza napoletana, un programma per la teglia, un programma per la pala e un altro ancora per i dolci, fino a 9. Però pare, così almeno mi è stato scritto da alcuni con messaggi privati, che ci siano delle difficoltà a programmare un pochettino il Garatron secondo quello che è scritto nelle istruzioni. Poiché in realtà si tratta di una procedura abbastanza semplice che le istruzioni probabilmente rendono più complessa di quel che è, anzi senza il probabilmente, allora ho girato un velocissimo video in cui vi faccio vedere come eseguire la programmazione di un solo programma, ma voi lo potrete ripetere per tutte le volte che volete fino a 9. Vediamo insieme quindi come fare a programmare il Garatron. Una delle cose che sono più richieste da parte di chi possiede il forno F1 Garatron è come fare ad accedere ai programmi, o meglio ancora, come creare i propri programmi. Adesso, come vedete, l'F1 è in posizione di on, ma in standby, ovvero sia è collegato alla rete, ma è ancora spento. Quindi premiamo e teniamo premuto un secondo e avviamo il ciclo di avvio. A questo punto il Gara attende da noi un comando. Per creare un programma si fa molto semplice. Si preme innanzitutto la resistenza superiore e si imposta una temperatura. Facciamo finta di voler mettere 365 gradi. L'abbiamo impostato. Poi impostiamo anche quanta intensità vogliamo che eroghi la resistenza. Di conseguenza andiamo ad esempio al 60%. Ci spostiamo a questo punto alla resistenza inferiore e stabiliamo che la resistenza inferiore funzioni sempre al 100%. Abbiamo concluso con questa prima parte. Ora si tratta di impostare il timer e noi lo impostiamo a 3 minuti, ad esempio. Ripremiamo e anche il timer è pronto. Ora dobbiamo premere facilmente sulla P per un secondo, poi mollare, lampeggia il numero del programma e noi ci posizioniamo nel numero che ci interessa. Poi ripremiamo la P per un secondo e abbiamo memorizzato il programma numero 6. Adesso se noi premiamo P e scegliamo il programma che vogliamo, al numero 6, vedete, troveremo 365 gradi con resistenza superiore al 60% e resistenza inferiore al 100%. Come vedete è estremamente semplice ed è veramente anche molto duttile. Poiché ne abbiamo 9 di programmi disponibili, va da sé che è molto semplice sulla base dell'esperienza impostare quello per la pizza napoletana, quello per la teglia romana, quello per la pala e via dicendo per quello che ci interessa, ad esempio il pane o certe cotture di dolci. È tutto estremamente semplice. Quindi vi do appuntamento al prossimo approfondimento sul Garatron.